Raramente si parla di tiroide, o meglio, non se ne dà la giusta importanza. La tiroide che cos'è? Qualcosa che si tira? Tiroide? No, ed è anche una battuta pessima. La tiroide è una delle ghiandole endocrine più grandi del nostro corpo. Le ghiandole endocrine cosa sono? Sono ghiandole, cioè un insieme di cellule specializzate nella produzione di ormoni, che sono i messaggeri del nostro corpo. Bene, pensate che la tiroide pesa dai 15 ai 20 grammi e situata davanti alla trachea, alla base della gola, subito dopo la laringe. Detta così, non ci avete capito un tubo. E allora si trova più o meno qui. Qui si trova. La tiroide quindi secerne ormoni tiroidei. Ed ora cerchiamo di capire cosa fanno nel nostro corpo in condizioni normali. Da subito vi dico che gli ormoni tiroidei danno effetti a lungo termine, quindi non parliamo di minuti e né di ore. Gli ormoni tiroidei sono amine, derivanti da un aminoacido che è la tirosina, e sono particolari in quanto contengono iodio, ed è l'unico utilizzo dello iodio che il nostro organismo fa. Infatti è per questo che si consiglia l'uso di sale iodato, in particolar modo nelle regioni lontane dal mare. Gli ormoni tiroidei poi si dividono in due tipi, T3 e T4. La T sta per tirosina, mentre il numero sta per quanti ioni ioduro ci sono. Quindi nella T4 ce ne sono 4, nella T3 ce ne sono 3. Entrambe queste molecole sono lipofile, quindi significa che non riescono ad essere trasportate da sole nel nostro plasma sanguigno. Per questo hanno bisogno di un'altra molecola che ha la funzione di trasportare questi ormoni, che viene chiamata globulina legante la tiroxina, ed inoltre, essendo lipofile, riescono ad oltrepassare la membrana delle cellule, quindi ad agire a livello del citoplasma, ancora più semplice, dentro le mura del castello, e riescono anche ad oltrepassare la membrana nucleare, cioè riescono ad entrare all'interno della stanza dove risiede il re, dove dorme, dove mangia, quindi la stanza più importante del castello. Nel plasma troviamo per lo più l'ormone T4, ma quello biologicamente più attivo è l'ormone T3. È attivo perché agisce sulle cellule bersaglio, e pensate che ci sono proprio dei tessuti periferici che rendono attivo l'ormone T4. E come fanno? Hanno degli specifici enzimi che eliminano uno ione iodio. Quindi ci sono delle cellule che prendono l'ormone T4, che ha 4 ioni iodio, gli tolgono uno ione e lo rilasciano nel plasma sotto forma di ormone T3, che è la forma biologicamente più attiva, quella che dà una maggior risposta. Gli ormoni tiroidei non sono essenziali per la vita, ma sono importanti per ciò che riguarda la qualità della vita, della nostra vita. Infatti questi ormoni hanno l'effetto di fornire substrati per il metabolismo ossidativo, e qui c'entrano i nostri mitocondri. Sono termogenici e determinano un aumento del consumo di ossigeno in diversi tessuti, quindi si può dire che interagendo con altri ormoni controllano il metabolismo proteico, il metabolismo lipidico e dei carboidrati. In pratica possono aumentare o diminuire il metabolismo. Ora esistono due condizioni che interessano la tiroide. L'ipertiroidismo, ne avrete già sentito parlare, e cioè è una ipersecrezione degli ormoni tiroidei dove si ha un aumento del consumo di ossigeno e di produzione di calore. Si può avere un'intolleranza al caldo, oltre che ad un catabolismo proteico, e questo a molti di voi non piacerà sicuramente, che porterà a debolezza muscolare, ma anche a calo di peso. Quindi ecco perché molte volte
il peso che scende in maniera repentina, non solo in questa condizione ma anche dovuta ad una dieta troppo restrittiva, non è mai un segno positivo. Oppure l'ipotiroidismo, anche di questo avrete sentito parlare, ovvero la scarsa secrezione di questi ormoni. Qui si ha un rallentamento del metabolismo e del consumo di ossigeno, dove si può avere un'intolleranza al freddo. E quando sentite sempre freddo, magari l'ambiente è caldo e quindi c'è una motivazione dietro. Qui non si può avere un catabolismo proteico, ma si può avere un rallentamento, una diminuzione della sintesi proteica. E anche questo a voi, sicuramente quelli sportivi più attenti che si allenano, è una cosa che non è che va giù più di tanto. Quindi è importante che questi ormoni, come tutti gli altri ormoni del resto, si mantengano stabili entro dei valori ottimali, nella norma. E la nutrizione sotto questo punto di vista, la parte tiroidea, è molto importante. Ecco perché un'alimentazione non bilanciata in nutrienti e non bilanciata nei pasti durante la giornata può interferire su questo sistema, sul sistema tiroide. Quindi si può avere un l'ipertiroidismo e l'ipotiroidismo sono condizioni patologiche, ma si può avere un aumento o una diminuzione di questi ormoni. Alla fine, quando si mangia poco, non è che si va a bloccare il metabolismo o rallenta il metabolismo perché c'è una riduzione delle calorie troppo drastica, è perché non si bilanciano i pasti. C'è un qualcosa, se volete ne approfondiremo questo aspetto, che porta ad una diminuzione degli ormoni tiroidei e quindi si ha un minor metabolismo. Bene, per il momento ci fermiamo qui a questi concetti. Come argomento può essere ampliato, come tutti gli altri argomenti possono essere ampliati, si può entrare nei dettagli, ma per ora il mio scopo è quello di farvi capire a cosa servono i vari ormoni o organi del nostro corpo. Andare proprio a semplificare la fisiologia, senza entrare troppo nei particolari, in dettagli prettamente accademici. Ora, non resta che salutarvi, mi raccomando lasciate un mi piace che è sempre ben accetto, cercate di commentare in modo tale che già dai commenti andiamo ad ampliare questo argomento o comunque io prendo in considerazione delle vostre curiosità, dei vostri punti che volete approfondire e vado a costruirci altri video. Ora, noi ci vediamo ogni venerdì, ricordatevi le live su Twitch il martedì alle 9, 9, 9 e un quarto, dipende un po' dagli impegni della giornata, massimo 9:30, ma cerco sempre di annunciarlo sulle storie Instagram. Faccio una live tecnica, ci incontriamo in live su Twitch per cercare di scambiare e cerco anche di aiutarvi, oppure il giovedì ci si diverte con un gioco. Adesso vanno i giochi horror, perché più che altro io sono interessato a questi tipi di giochi. E quindi giovedì horror night, dimagriamo con la paura, forza di spaventarci, dimagriamo. Comunque, che dire, ci vediamo il prossimo venerdì e ciao.